Benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città, puntata speciale perché parliamo dell'8 maggio, della grande professio Fidei della Diocesi e allora vi presento subito l'ospite che è con noi, che è Monsignor Luca Bressan, che è vicario episcopale per molte cose, a tutti. <ride> per la carità, la cultura, la missione, l'azione sociale, insomma persona informata dei fatti, diciamo così. Ma noi vogliamo partire adesso da una breve eh, serie di immagini della canonizzazione dei due papi santi e anche della celebrazione di ringraziamento in Duomo che ha richiamato l'importanza fondamentale di questo evento. Vediamo. Con ancora negli occhi e nel cuore le immagini indimenticabili della canonizzazione dei due papi santi, in piazza San Pietro di fronte a più di un milione di fedeli, anche Milano ha voluto partecipare a questo grande evento di grazia. Nella nostra cattedrale, il Cardinale è a Roma, dove ha concelebrato con il Papa, il Papa Emerito e un migliaio tra cardinali, vescovi, preti provenienti da tutto il mondo, la messa di ringraziamento della diocesi viene presieduta dal Vicario Generale, Monsignor Mario Delpini, che per l'occasione indossa la casula e il camice donati al Duomo da Giovanni Paolo II nella sua visita del 1984 moltissimi fedeli, non mancano le comunità pastorali intitolate Giovanni Paolo II di Milano Greco di Pero e di Dolzago. Molte realtà e singoli che coltivano un legame e una devozione particolari per i due nuovi santi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Il Papa della docilità allo Spirito Santo e quello della famiglia, come li ha definiti nell'omelia della canonizzazione Papa Francesco uomini di fede e di coraggio, la cui immagine è, lo dice il vicario generale, come un grido che risveglia le coscienze, che apre gli occhi per riconoscere la verità. San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù. E come Francesco ha chiamato poche ore prima Roncalli e Voitigua uomini di coraggio, Così tra le navate del Duomo il monito è a seguire l'esempio di questi cercatori appassionati di verità e di giustizia anche nella storia, attraverso ciò che il cardinale Scola definisce a sua volta il loro stile pastorale. Voi, uomini di oggi, guardate a questi uomini santi per imitarli, ascoltate le loro parole perché vi aiutino a scegliere il bene e a percorrere la via che porta alla santità. Affidatevi alla loro intercessione per attraversare questo tempo con fiducia e con una limpida testimonianza nei confronti del Vangelo. E anche in questo caso il richiamo alla consapevolezza condivisa è senza mezzi termini. Occorre una conversione del cuore per divenire gente disponibile a credere che la pace sia possibile perché si risveglino le coscienze addormentate e pongano mano all'opera affascinante, audace e possibile di edificare la pace e di onorare ogni uomo come immagine della gloria di Dio. Il dubbio è che la coscienza anestetizzata sia una comoda via di uscita, un sottrarsi alla responsabilità. Svegliatevi dunque coscienze addormentate per vivere in pienezza la vostra dignità e la vostra libertà di figli di Dio. Bene, Monsignor Bressano, abbiamo detto che dopo questo evento così importante per la Chiesa Universale e anche ovviamente per la nostra Chiesa particolare, ci apriamo anche a un evento che è il culmine del nostro anno pastorale, l'8 maggio, la professio Fidei. Di che cosa si tratta? Si tratta di un grande momento che il cardinale ha chiesto proprio all'interno della proposta pastorale Il campo e il mondo, un grande momento in cui far vedere a noi Chiesa, ma insieme a tutta la città, quindi a tutta la diocesi di Milano, come effettivamente la fede trasforma la vita di tutti i giorni e come questo non l'abbiamo imparato adesso, ma lo facciamo da secoli. La professio Fidei appunto vuole riprendere questo grande gesto iniziato dall'allora vescovo San Carlo Borromeo che nel momento peggiore della vita di Milano, anziché fuggire come fecero i notabili del tempo, ovvero durante la peste, prese la croce con la reliquia del Santo Chiodo e percorse le vie della città per far vedere la sua solidarietà attiva con i malati e da lì nacque un percorso di salvezza e di speranza. Anche noi, per tanti versi, viviamo una fatica, viviamo davvero un momento di grande malattia. Ridare speranza è il compito della fede. Il campo e il mondo, abbiamo detto, all'interno degli adempimenti dell'anno pastorale, questo è certamente uno dei più importanti, se non il più importante. Proprio per dire che eh, vogliamo dimostrare, diciamo, la nostra presenza nella città come cristiani, il nostro essere in qualche modo cittadini attivi, edificatori di vita buona, come fu detto durante femmili eh, in Piazza del Duomo, ma che lo facciamo eh, per tutta la città, incontrando laicamente tutta la città. Con una sottolineatura particolare, come dice il cardinale, si tratta di un gesto di professio fidei, tra virgolette, laico, che vuol dire non vogliamo metterci su nessuna predella, su nessun piedestallo, non abbiamo niente da insegnare a nessuno, o meglio, non vogliamo essere maestri, se no, ma piuttosto testimoni, come già Paolo VI diceva nei Vangeli iniziandi, la gente cerca testimoni e impara dai testimoni. Bene, noi vogliamo raccontare come... Gesù Cristo ha trasformato la vita della sua Chiesa in questi secoli e facciamo vedere come addirittura la fede ha impastato la storia di Milano, ha edificato la città, guarendo tante ferite e dando anche tanto futuro. Infatti sarà una giornata, l'8 maggio, che fin dal primo pomeriggio vedrà l'articolarsi di diversi momenti in diversi contesti, che sono contesti cruciali proprio, scusate il, il bisticcio di parole, ai crocevia della città e della vita, la malattia, la fragilità, la salute, eh, i migranti, la cultura, l'economia. Questo prima del grande momento corale che si svolgerà la sera alle 21 in Piazza del Duomo, un grande spettacolo, ma ne parleremo più avanti. Ora vorrei proprio partire dal significato di questi quattro incontri pomeridiani. Eh, si parte in primo pomeriggio, come abbiamo detto, con il comparto della malattia e della salute eh, dalla Mangiagalli. La malattia e la famiglia narrazioni di Croci. Si parlerà di disagio psichico e di anoressia che Sono ehm, problemi che si affacciano, diciamo così, agli uomini e alle donne contemporanee con particolare gravità. In questo momento, effettivamente, in cui si vuole esprimere la solidarietà di Cristo con l'umanità, vogliamo partire proprio dalla condivisione dei luoghi in cui la gente spesso si sente sola e abbandonata proprio perché è provata da tante croci della vita. È il caso tipico della malattia mentale, soprattutto dei familiari che spesso si vedono abbandonati. Anche in questo momento di crisi economica, in cui la stessa, potremmo dire, lo stesso welfare state, la stessa assistenza sociale, fatica a trovare risorse e attenzione per loro, l'intenzione è di ascoltare la loro, le loro ferite, le loro storie, ma soprattutto vedere come dentro queste storie c'è spazio per tanta solidarietà e per capacità di futuro. Ecco che il chiodo accompagnerà e la narrazione di tutti questi eventi ascolterà proprio per fare sue le ferite e allo stesso tempo per raccontare e dare energie di speranza. Stiamo proprio vedendo le immagini della Mangiagalli eh, che fa parte dell'IRCS, eh, ospedale maggiore, eh, Cagranda. E che ospiterà questo primo momento, che parte, lo ricordo, alle 14.30. Ci saranno eh, testimonianze di eh, primari che vivono come medici questa situazione della neuropsichiatria e poi invece anche testimonianze di persone eh, come chi è stata malata di anoressia e ne è potuto uscire. E naturalmente ognuno di questi quattro incontri vedrà la presenza del Cardinale. Ah, del cardinale in quanto colui che in quel momento accompagna la croce, il ruolo centrale sarà appunto quello di questa croce col chiodo, proprio memoria del gesto di San Carlo e il cardinale sarà lì come testimone autorevole, tant'è vero che prenderà pochissimo la parola, il suo compito è quello di ascoltare e allo stesso tempo di guidare, come ha fatto appunto San Carlo attraversando la città, di raccogliere il popolo che lo spirito guida dentro la storia, dentro le trame della storia quotidiana facendo vedere tutto il bene e la speranza che lo spirito semina. Ovviamente la Mangia Gallica... Lo stiamo vedendo il Santo Chiodo nella croce, eh, queste sono immagini proprio del momento in cui di solito si venera il Santo Chiodo in altare maggiore, e cioè nel momento dell'esaltazione della festa liturgica, dell'esaltazione della Santa Croce. Eh, eh, siamo andati addirittura a 40 metri d'altezza, dove di solito il Santo Chiodo è, è conservato. Nell'abside, al culmine dell'abside del, del Duomo. Ecco, lo state vedendo, quelle erano immagini da 40 metri d'altezza, ebbene, questo santo chiodo ci accompagnerà per tutto l'8 maggio per le vie della città. E vuole essere proprio un legame con la storia di fede e allo stesso tempo anche con gli spazi dentro il quotidiano dentro il quale la fede viene vissuta. Come dicevo, la Mangia Galli ovviamente è il, il luogo fisico che raccoglie, però parecchie storie che raccontano il quotidiano della diocesi, l'esperienza dei semprevivi di Don Domenico Storri, certo. l'esperienza della casa accoglienza Mizar organizzata dalla Caritas, l'idea è proprio di far vedere come il quotidiano già porta in sé questi segni di speranza che spesso nella nostra distrazione e un po' nell'enfasi emotiva della crisi che stiamo vivendo non sappiamo riconoscere, non sappiamo raccogliere. Oltretutto mi permetto di dire che la scelta dell'aula magna della Mangiagalli è particolarmente bella. Si parla di difficoltà e di fragilità, ma ci si apre alla speranza. Mangiagalli a Milano vuol dire nascita di bambini futuro. e quindi vuol dire futuro. Ma ascoltiamo proprio dall'Arcivescovo eh, cosa significa l'8 maggio. L'8 di maggio, eh, noi faremo come cristiani nel contesto del, della proposta pastorale il campo è il mondo e riprendendo l'invito di Papa Francesco ad andare alle periferie faremo un gesto di professione della nostra fede ma non attraverso una processione attraverso dei momenti che L'arcivescovo vivrà nei diversi mondi della nostra città, della cultura, dell'economia, della povertà, eh, della sofferenza e eh, quindi in genere della, della malattia, e, e poi ritrovandoci tutti insieme dopo cena in piazza del Duomo per assistere a quello che San Luca chiama lo spettacolo della croce, e lo faremo intorno alla reliquia del santo chiodo, molto preziosa per la nostra Chiesa. Ecco vi avviso fin d'ora perché possiate mettere sulla vostra agenda questo orario, perché voglio che eh, e domando a tutti voi che abbiamo la libertà eh, di partecipare a questo spettacolo che sarà fatto da, da canti, da musica, da pezzi d'arte, ci saranno degli artisti e poi da preghiera ovviamente come si conviene a quel momento. Ecco, meglio che spiegato direttamente dall'arcivescovo, non si poteva. Noi adesso ci lasciamo per qualche momento di pubblicità, ma torniamo insieme con il secondo degli incontri pomeridiani, che è. Monsignore? L'incontro alla Triennale, ovvero con il mondo della cultura. La vedo preparata. Torniamo Grazie. tra poco. Ben ritrovati con la Chiesa nella città, nel nostro studio oggi Monsignor Bressan che ci parla dell'8 maggio. Abbiamo detto il secondo ambito nel quale si recherà il cardinale e pregherà davanti San, al Santo Chiodo sarà quello che riguarda la cultura. Alla Triennale un luogo simbolo. Ce lo spieghi un po'. La Triennale è un luogo simbolo per Milano, basta indagare la storia del XX secolo perché da lì è partita l'energia per ricostruire ad esempio nel dopoguerra, per una felice coincidenza che dice anche sintonia tra l'interpretazione della crisi che abbiamo sviluppato come cristiani e l'interpretazione della crisi che sta sviluppando la città, proprio in questo mese di aprile la Triennale ha organizzato una mostra sul design che mostra come proprio il design, questa tecnica che è stata così tanto abitata e praticata a Milano, ha permesso alla città di Milano di ripartire nei grandi momenti di crisi culturale, viene analizzato la crisi degli anni 30 con l'autarchia, la ricostruzione post bellica, la crisi petrolifera degli anni 70 e questa crisi attuale. L'intenzione della mostra è far vedere che la cultura ha gli strumenti per permettere all'uomo di uscire dalla crisi. Noi volentieri ci andiamo da cristiani. In Eccola luogo, la triennale. Ci andiamo da cristiani in questo luogo proprio per ascoltare e allo stesso tempo porre la domanda che cosa vuol dire uscire dalla crisi rimanendo uomini a tutto tondo, senza perdere delle dimensioni di umanità, anzi addirittura maturando. Questo è il senso della presenza del chiodo alla triennale. Siamo lì per ascoltare e allo stesso tempo per imparare. Siccome siamo molto bravi, noi le immagini della mostra di cui lei ha parlato poco fa le abbiamo e quindi abbiamo mostrato delle piccole chicche di questa mostra sul design. Ma perché andare in un luogo di design con il santo chiodo? Ah, perché effettivamente, come dicevamo, come diceva bene il Cardinale, percorriamo le vie dell'umano fino in fondo, come racconta lo spettacolo della Croce che metteremo in scena alla sera in piazza Duomo e che in realtà è nient'altro che la rilettura della passione secondo Luca seguiamo l'esempio di Gesù che ha percorso le vie dell'umano, ha percorso le vie dell'uomo proprio fino in fondo, aiutando l'uomo a scoprire quali erano le energie che in sé portava. Alla Triennale si va per vedere che effettivamente siamo creati a immagine di Dio e quando lasciamo che questa immagine dentro di noi lavori e trasfiguri, siamo capaci di attraverso appunto la bellezza, l'arte di ricostruire vie che ci permettono di avere speranze di vedere futuro, laddove in realtà vediamo solo segni di morte, segni di decadenza. La bellezza salverà il mondo? La bellezza, ma come Cardinal Martini giustamente ci ha abituato, non una bellezza qualsiasi, ma la bellezza dell'amore di Dio sulla croce di Gesù. Ecco l'importanza dello spettacolo della croce, perché il design ci ha abituato che le, la bellezza ha molte facce, ci sono tante bellezze che possono distrarre o addirittura disperdere. Anche qui mi piace sottolineare un segno di speranza, come dicevo prima, per la Mangia Galli dove nascono tanti bimbi. Qui la presenza, anche tra tanti nomi molto noti, di una giovane design, per dire che ci apriamo ai giovani. Di sicuro, uh, l'intenzione è che ascolteremo questa giovane designer, allo stesso tempo ascolteremo, o meglio, il cardinale non l'ascolterà perché... La manifestazione proseguirà anche quando il cardinale sarà partito. Ascolteremo anche questa nipote dell'ingegnera uh, Trombetta, che è quello che ha disegnato la, la lambretta. E' ecco. effettivamente interessante vedere come di generazione in generazione raccogliamo i frutti di quello che è stato il, la, la nostra cultura, il nostro miglior modo di esprimerci nel passato per costruire il futuro. Certamente, a che ora? Alla triennale? Il momento inizia alle 15 con la visita della mostra, alle 16 arriva il cardinale, ci sarà questo momento di ascolto delle varie testimonianze dei designer e poi alle 17 questa anteprima di questo spettacolo che gentilmente la triennale mette in scena prima proprio per noi per dire l'importanza dell'8 maggio e di questo modo di percorrere le vie del mondo. Davvero ci sono grandi incroci, una delle cose belle che come Chiesa abbiamo scoperto è la voglia di dialogo e di ascolto che c'è stata. Questo è particolarmente bello, soprattutto perché in una città che alle volte, e in un mondo che alle volte si dice a compartimenti stagni, invece se si fanno proposte belle, poi le sinergie Ci si aggrega. arrivano. Ci si, aggrega. si vede lo spirito che raccoglie l'umanità. E siccome abbiamo detto, bei segni di futuro, vi proponiamo adesso un servizio nel quale parliamo di un evento che è sempre bello. I ragazzi chierichetti da tutta la diocesi, migliaia in duomo col cardinale se non sono futuro loro. Vediamo. Avete un dono grandissimo. Durante la messa siete vicini a Gesù Eucaristico e aiutate l'assemblea a partecipare al gesto più grande che un uomo possa vivere, l'Eucaristia appunto. Il cardinale è circondato in duomo da migliaia e migliaia di chierichetti provenienti da tutta la diocesi per il meeting diocesano del loro movimento. Concelebrano tra gli altri il responsabile del Mocchi, Don Alberto Colombo, e Monsignor Giacomo Mellera, che fu assistente del Mocchi ai tempi del Cardinale Colombo quando questo movimento fu riformato. E oggi, dopo un impegno di diversi decenni accanto a tutti gli arcivescovi di Milano, cerimoniere merito, si ascolta il brano evangelico di Giovanni, La pesca miracolosa. E la terza manifestazione ai di discepoli diviene il filo rosso umanissimo attraverso cui si disegna l'immagine di un Signore che è sempre con noi c'entra con tutto, come spiega il cardinale, attraverso quattro passaggi. Ragazze, ragazzi, che Gesù c'entra con la nostra vita di tutti i giorni. Il momento centrale della Santa Messa deve aprirci a vivere tutti gli aspetti della nostra giornata, la scuola, l'amicizia. Il senso del nostro imparare a voler bene, imparare a lavorare, il riposo, l'oratorio, la partecipazione alla vita delle nostre associazioni, l'apertura a tutti i nostri amici, compresi i cristiani che vengono da altre terre, come ci ha ricordato Don Alberto, tutto c'entra con Gesù. Una conoscenza che deve divenire testimonianza della gioia anche nei più piccoli. Da qui una raccomandazione precisa. Dovete insomma poi dire con semplicità e con gioia a tutti i vostri compagni di scuola, di scuola la bellezza e la felicità che scaturisce dal vivere secondo Gesù. Parole a cui risponde subito idealmente una chierichetta in rappresentanza del Mochi, presentando tre doni e dando del tu al cardinale. Una fraterna vicinanza nella preghiera per il tuo magistero, la promessa di essere sempre gioiosi sull'altare nella vita e alcuni numeri di Fiaccolina, la rivista del movimento Chiarichetti. E prima degli applausi, dell'immancabile selfie, dell'affetto che si fa a braccio corale, ancora un ultimo invito. Ragazzi, se avete nel cuore la vocazione a darvi al Signore per tutta la vita, non abbiate paura, parlatene subito. Ciao, di dove siete voi? Sant'Inaugure, felice bene, bene. Monsignor Bressane, lasciamo un attimo l'8 maggio. Eh, sono un segno bello questo, per tutti noi. Sono proprio un segno di futuro che fanno vedere come lo spirito è sempre all'opera. Da presbitero quale sono, spero che in una folla così tanto lo spirito soffi e loro possano ascoltare ci sia anche un futuro per il presbiterato, perché la diocesi di Milano anche da questo punto di vista è molto ricca. Ma conosce già anche lei una crisi che il Nord Europa sta conoscendo in un modo molto forte. Lei ha fatto il chierichetto? Uh, no, non ho fatto il chierichetto <ride> da piccolo, per, ma qui entreremo in particolari autobiografici, però sono sempre abitato di fianco ai campanili. Ah, beh, allora è a posto. Anche adesso abita vicino al Duomo, quindi insomma, il, mega, il più grande campanile, la casa di tutti gli ambrosiani. Continuiamo invece a parlare dell'8 maggio. Siamo arrivati al terzo momento. Momento che tratterà dell'economia e purtroppo anche della crisi. Saremo anche qui in un luogo simbolo, nella piazza Gaia Aulenti, che è sormontata da quella grande guglia laica, guglia moderna eh, della banca Unicredit. Brevemente, sinteticamente, qual è il senso qui? Il senso lì è proprio di andare a, ad ascoltare e raccogliere la domanda di futuro che viene da tanti lavoratori. Miei coetanei, in molti casi sono anche il presidente del Fondo Famiglia Lavoro. E mi capita di leggere le loro lettere. Mi interrogo ogni volta che leggo lettere di cinquantenni che raccontano di aver perso il lavoro e di avere poche speranze. Saremo lì per raccogliere queste domande e anche allo stesso tempo per raccogliere le energie e chiedere a tutti coloro che hanno responsabilità di lavorare sempre di più per cercare un'uscita da questa crisi che come il cardinale ha più volte detto ultimamente anche in regione in un discorso che meriterebbe essere ripreso effettivamente chiede l'elaborazione di un modo nuovo di vita abbiamo bisogno di lavorare a costruire nuovi stili di vita quel segno vuole dire questo essere lì insieme per dire come cambiare per darci futuro a tutti e la croce ci deve stimolare a questo pensate, Infatti, scusi. pensate che il cambiamento è stata la croce nel destino del figlio Proprio un segno di un amore che è disposto a far tutto pur di darci futuro, noi dobbiamo imparare da lì. Infatti il titolo di questo terzo momento è La solidarietà nel mondo dell'impresa e dell'economia, utopia o realtà. Ora noi ci lasciamo ancora per un momento, ma torniamo nella terza parte per arrivare al termine di questa grande giornata dell'8 maggio col momento in Duomo. Quindi restate con noi. Ben ritrovati con la nostra chiesa nella città, oggi tutta dedicata alla grande Professio Fidei dell'8 maggio. Abbiamo ripercorso i momenti pomeridiani fino a quello eh, della Pardo, solidarietà, diciamo così, dell'economia. Ancora una parola spenderei su questo perché saranno presenti molti rappresentanti anche delle istituzioni, del sindacato, delle banche. Eh, proprio nel camp, eh, nella lettera pastorale Il campo e il mondo c'è questa guglia laica che sembra nominare quasi dialogare con le nostre guglie, con la Madonnina. Ecco, eh, sinteticamente, lei ha detto: Io sono anche il presidente del Fondo Famiglia Lavoro e eh, della Carità Sambrosiana, quindi. Sarà uno snodo importante per entrare nel cuore di quel mondo laico che abbiamo detto prima. Uno snodo importantissimo per continuare quel lavoro che è già iniziato di dialogo. Una crisi così è una crisi così forte che chiede che tutti dialoghino insieme, nessuno da solo ha la ricetta per uscirne, tutti insieme hanno l'ingrediente che deve essere messo insieme, come faremo in Refettorio Ambrosiano, perché si produca quel cibo che permette a tutti di nutrirsi e di andare avanti, finché ognuno rimane... Nel suo mondo a dichiarare di aver trovato la soluzione il risultato sarà la dispersione e quella sensazione di precarietà e di mancanza di futuro che purtroppo tanti ci comunicano. E siccome abbiamo eh, parlato un attimo, abbiamo citato Refettorio Ambrosiano che è una bellissima esperienza, ne abbiamo parlato nelle nostre scorse puntate, eh, questo ci lega al tema di Expo. Fra un anno esatto inizia Expo a Milano, mm, non si può non tenerne conto. E, eh, allora, una bella mostra. A Pannelli, che debutta a Seveso in questi giorni, ma che poi girerà, è itinerante, vuole proporsi di approfondire con semplicità eh proprio gli aspetti anche del, del nutrire il pianeta, secondo naturalmente il tema portante di Expo, a partire proprio dal libro e dal discorso della città e dal libro dell'arcivescovo, cosa nutre la vita. E noi c'eravamo alla presentazione in curia di questa mostra, c'era anche lei veramente, quindi vediamo. Una bella mostra, semplice, di immediata comunicazione, ma profonda nei suoi significati, positiva. Vide che era cosa molto buona, il dono della vita, la vita come dono, vuole infatti essere un contributo alla riflessione aperta dall'Arcivescovo nel discorso alla città. E con il volume Cosa nutre la vita, Expo 2015. Significativamente 32 pannelli, che riportano anche brevi approfondimenti e riflessioni tratte dai Salmi, dal Magistero, da opere letterarie e poetiche, che riproducono opere famose, specie di epoca medievale e contemporanea, come pure fotografie per porsi alcuni interrogativi cardine dell'oggi e del nostro essere cristiani, dallo smarrimento dell'uomo nel terzo millennio al disegno di amore, di donazione gratuita tra Dio e l'uomo, alla relazione appunto con Dio, con noi stessi e con gli altri. E poi, a richiamare il titolo di Expo, cosa nutre la vita, riempiendola di senso e di gioia. Da qui le cinque sezioni della rassegna. Molti interrogativi, una domanda. In principio Dio creò il cielo e la terra. L'uomo artefice del proprio destino. Cosa nutre la vita? In Gesù Cristo il nuovo umanesimo? E infine l'epilogo, il contributo dei cristiani, una testimonianza che nasce dalla gioia del Vangelo. Che la scuola ha aperto una riflessione che noi abbiamo cercato di approfondire: cosa nutre la vita? Di che cosa ha bisogno un uomo per vivere? E crediamo che in questo momento sia realmente decisivo, se vogliamo una riscossa anche della vita personale e sociale, riscoprire questa iniziativa buona di Dio che crea il mondo, lo crea eh, per l'uomo, dà tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno e la cosa che la mostra mette in luce è che eh, tutto questo è affidato alla libertà e alla responsabilità dell'uomo. Una libertà e responsabilità... Che in un certo senso sono state tradite, un'offerta tradita, ma è Dio stesso con la sua potenza eh, creatrice e ricreatrice che eh, ancora una volta prende l'iniziativa. Presentata a Milano in Curia, la mostra che si inserisce nella fortunata formula itinerante già sperimentata con quella su San Paolo e sull'Eucarestia è promossa da Itaca insieme all'associazione dei centri culturali e con il sostegno del Credito Valtellinese. La rassegna a cura di Eugenio Dalpane, fondatore di Itaca stessa di Andrea Bellandi e Sandro Chierici, e vide che era cosa molto buona, debutta il primo maggio a Seveso, all'interno della grande festa di Calendimaggio, presso il Centro Pastorale Ambrosiano, dove rimarrà fino al 26 del mese, per poi spostarsi a Sondrio, Fano e a Cireale che nella scuola parla di forma eucaristica che prende la vita a partire da questo dono ed è la seconda parte del sottotitolo. Da un lato la vita come dono di Dio, dall'altro la vita dell'uomo che ha come legge il dono di sé. Da questo viene fuori una responsabilità verso la vita del mondo, verso il creato, verso l'altro. Come Chiesa ci sentiamo responsabili, eh, appunto, come dicevo all'inizio, di edificazione di vita buona, sia che si faccia una professio fidei, sia che si partecipi eh, a diciamo, iniziative che riguardano l'Expo. Come diceva ieri il Cardinal Scola al Consiglio Presbiterale, non è la Chiesa aver deciso di ospitare Expo 2015 certo. a Milano, però volentieri ci partecipa e ci partecipa secondo quella logica educativa che già Paolo VI sottolineava molte volte quando diceva che la Chiesa è maestra di umanità che ci vede educatori nel senso partecipiamo alla vita di tutti i giorni, alla vita di tutti e dentro lì affrontando con loro i problemi di tutti, le fatiche di tutti, condividendo le gioie, mostriamo come effettivamente il Vangelo... Emerge, ci trasfigura tutti e cambia il senso della storia. È così che condivideremo anche il cammino di Expo 2015. Vedremo la Chiesa che accanto dentro questo grande momento di laboratorio dimeticciato, come dicono le pubblicità riuscite a una festa con 7 miliardi di invitati, bene dentro quella grande festa ci saremo anche noi cristiani che porteranno i loro ingredienti, che daranno il loro sapore originale a questa festa. Non avremo 7 miliardi di persone all'8 maggio, però. La città eh, con la sua cultura di meticciato ci sarà perché il quarto incontro, pomeridiamo, siamo circa verso le sei a questo punto, con la presenza del cardinale si svolgerà in un quartiere multietnico per eccellenza che è Viale Padova, presso la parrocchia San Giuseppe dei Morenti, i migranti come nuovi cirenei, tutte le, le comunità etniche della diocesi sono invitate. Eh, come si animerà questo momento, un po' diverso forse dagli altri? Lì davvero ci metteremo tutti all'ascolto di questi migranti, di come loro leggono la presenza, perché effettivamente sono loro ad averci rimandato questa immagine in una rilettura autocritica della loro presenza, dei nuovi Cirenei. Effettivamente molti sono venuti per affiancarsi alle nostre debolezze. Pensate i tanti migranti che seguono i nostri malati, i nostri anziani, o i tanti migranti che. Aiutano i nostri bambini a crescere. Davvero l'immagine del Cireneo è un'immagine formidabile che ci permette di capire il valore di questa umanità presente. Molti di questi migranti, tra l'altro, condividono la nostra stessa fede, condividono con noi il battesimo. Davvero sono un'esperienza di cattolicità che ci fa vedere come lo spirito ci raccoglie dalla dispersione, ci raccoglie tutti i diversi, facendo una sinfonia. Sarà un momento di preghiera naturalmente, ora state vedendo proprio il quartiere multietnico di Viale Padova, fra l'altro la parrocchia non è stata scelta a caso, è una delle parrocchie in cui si dialoga maggiormente con le comunità islamiche che in Viale Padova lo sapete sono molto presenti. Eh, dicevo sarà un momento di preghiera, di musica, di animazione, insomma molto bello e molto vivace e così però ci avviamo verso il... Momento cardine che sarà quello alle 21 in Piazza del Duomo, il grande palco montato sul sagrato della cattedrale con la regia di Andrea Chiodi. Ci saranno critici d'arte come Filippo Daverio, scrittori come Luca Doninelli, attori come Massimo Popolizio, Pamela Villoresi, Giacomo Poretti del trio. Cantautori come Davide Van der Spross, eh, tenore Vittorio Grigolo, il bosker Marco Sbarbati e poi l'orchestra giovanile, futuro orchestra, il coro song che furono voluti da Claudio Abbato. Bellissimo il momento non con Gemma Capra. Non possiamo svelare troppo perché altrimenti svegliamo il bello della diretta, ma sicuramente sarà una grande festa della fede. Questa è l'intenzione, vedere come la croce ci ha raccolto, ci raccoglie e ci dà la parola e ci dà anche... L'emozione ci dà la gioia per professare la nostra fede e ripartire ben ricaricati a ricostruire il futuro di Milano come abbiamo sempre fatto nella storia. Come dicevo, un momento anche qui di speranza che voglio sottolineare bellissimo è quello eh, in cui Gemma Capra Calabresi, vedova del commissario Luigi Calabresi, verrà intervistata da Michele Brambilla e porterà una testimonianza di fede e di perdono. Ma poi ci saranno eh, letture naturalmente della passione. Eh, secondo Luca, da cui è tratta Venite a vedere questo spettacolo, lo spettacolo della croce e poi musica rock, pop, eh, testi letti di Manzoni, di Testori e alla fine l'intervento del cardinale. Che, insomma, la, struttura, la struttura ovviamente celebrativa, potremmo dire così, è quella del dramma sacro, una struttura che rubiamo al nostro medioevo, l'intenzione è proprio di riprendere tutta l'emozione che il racconto della passione contiene. Come dice appunto l'evangelista Luca, proprio vedendo quello spettacolo andarono via di lì battendosi il petto. Ovvero c'è un meccanismo di conversione che rigenera vita, e quello che la professio fidei laica, così come l'abbiamo immaginata, vuole proprio ridestare in ogni cristiano, ma in ogni cittadino milanese, così da ridare energie a questa crisi che davvero ci attanaglia da tanto. Allora, venite a vedere questo spettacolo, lo spettacolo della croce. Tutta la giornata dell'8 maggio, nel pomeriggio, alle 21 in Piazza del Duomo, trasmesso in diretta da TV2000 sul portale della Diocesi di Milano, www.chiesadimilano.it, dove troverete anche un link eh, appositamente dedicato. Lo state vedendo in questo momento: appositamente dedicato a tutto ciò che riguarda l'8 maggio. Anche per potersi iscrivere, è completamente gratuito, ma occorre iscriversi, lo capite, per motivi anche eh, di organizzazione. Ecco e in questo momento appunto lo state vedendo eh, si pregherà il 4 maggio in tutte le nostre chiese per questa giornata perché sia una giornata bella, come sarà sicuramente corale, di fede, ma rivolta a tutti, al mondo laico e a tutti coloro che vorranno venire. E quindi insomma, diamoci appuntamento all'8 maggio ci saranno persino delle eh, sconti speciali su Trenord per chi verrà con le ferrovie delle nord per questa occasione nella nostra città. Credo che non ci rimanga niente da dire, se non io mi corre il dovere scusate, di fare questa segnalazione velocissima. Il 7 e l'8 maggio sarà anche il giorno in cui la classe d'italianistica della Biblioteca Ambrosiana, che raccoglie studiosi di tutto il mondo, vedrà il suo dies Academicus, Milano nell'età della Rostorazione, 1814-1848, presso la Biblioteca Ambrosiana, in Piazza Pio XI al 2, due giorni di convegno ai massimi livelli. Adesso è tutto. Io saluto tutti i nostri telespettatori, Monza Brianza TV, Telepadre Pio, eh, tutti coloro che ci seguono normalmente. Saluto soprattutto il nostro ospite e lo ringrazio, Massimo Luca Bressan. Voi. E vi do appuntamento alla settimana prossima. Restate con noi. Arrivederci. Giovedì 8 maggio in Piazza del Duomo a Milano. Musica, teatro, letteratura, testimonianze e preghiera. Insieme per una grande serata di arte e fede. Venite a vedere questo spettacolo. Venite a vedere questo spettacolo. Venite a vedere questo spettacolo. Se arrivate presto, vi riuscite a mettervi qua. Se arrivate tardi, stiamo fondo. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.